Buona domenica ragazzi, bentrovati. Siete carichi? No, perché oggi abbiamo un sacco di roba da vedere, eh. Abbiamo tante cose da sistemare, dobbiamo iniziare con la stagione prenatalizia, chiamiamola la stagione prenatalizia per chi non ha fatto i regali. A proposito, avete fatto i regali? Li avete fatti tutti? Chiedete ad Alexa, urlate, Alexa! Consigliami qualche regalo per Natale. E adesso vi sta rispondendo Alexa. Allora, oggi che cosa abbiamo? Oggi andiamo a intrecciare qualcosa della rasatura tradizionale con qualche elemento moderno e qualche elemento vintage. Questo perché abbiamo, per esempio, come rasatura moderna abbiamo una Gillette foam, quindi schiuma, abbiamo della schiuma da barba, da supermercato. Poi abbiamo qualcosa di tradizionale e andiamo a utilizzare, qui ci sono le varie lame dedicate, andiamo a utilizzare un Feder Artist, uno pseudo camisori, non si può definire camisori neanche intercambiabile, il camisori è un'altra cosa, eh. Camisori è un'altra cosa, ma chiamiamolo pseudo camisori. E poi, come elemento vintage, abbiamo l'After Shave Floyd, la sua maestà Floyd, direi. Floyd nella sua veste, diciamo, intermedia, questo non è esattamente quello vintage, ma è nella fase intermedia, perché adesso c'è quello nuovo, è quasi completamente diverso, sa più di arancio e legni, questo ha più delle doti della vecchia guardia, quindi è più talcato, più ha delle note un po' meno ruffiane, eh? Un po' più della rasatura di vecchio stile, quella che si sentiva nelle barberie di 20 anni fa, 30 anni fa. Allora, io direi che possiamo iniziare con la nostra ricerca continua, iniziando per esempio dai caffè. Questo è un caffè che vado a utilizzare durante la settimana, perché devo finire quello che attualmente c'è. Caffè di fascia sui fino a 15 euro, quindi se parliamo di un chilo di caffè Vergnano, gran aroma, siamo partiti con il passalacqua da 35 euro al chilo, abbiamo fatto tutta la fascia medio-alta, non tutta perché ci sono tantissimi caffè, adesso siamo sul caffè da supermercato, fascia medio-bassa, e andiamo a vedere perché comunque qui fascia media, fascia bassa, ci accorgiamo che cambia il prezzo, però mi accorgo sempre di più che le cose che costano molto molto di più differiscono poco dalla fascia media, per esempio, no? E me ne rendo conto anche su altri prodotti, non solo quelli di rasatura. Allora, io direi di andare ad armare il camisori, il Feder Artist, camisori si può dire ricaricabile, non lo so, a lama intercambiabile, dai, chiamiamolo a lama intercambiabile, gli vado a prendere, che tra l'altro questo ha una sicurezza per cui tu apri la lama, vedete, perché non utilizzandolo spesso, cosa succede? Che ti dimentichi come utilizzarlo. Comunque dovrebbe inserirsi in questo modo. Ed eccolo lì che si cade la lama. Devo stare attento. C'era il tappeto, fortunatamente. Vabbè, non sono riuscito, ragazzi. Purtroppo non tutte le ciambelle riescono col buco. Te capì? E vai! Allora, camisori, Feder Artist, armato, e si spegne anche la luce, vai, fantastico! Allora,
Diamogli una lucidatina alla portalama. Bello però questo Feder Artist. Questo è uno di quei pezzi che tu dici, ammazza, oh, ma è un pezzo d'arte. E questo serve veramente per fare le rifiniture, quelle di alto livello. Non certo con la barbazza di Lernia. Ma lo utilizzano proprio per fare andare a scavare nella barba, farci dei bellissimi disegni. È un articolo che va benissimo per chi lavora sulle persone, no? Mentre invece per chi si fa la barba da sé, insomma, è un pezzo che il Feder Artist già a comprarlo da solo. Io, se non ricordo male, lo avevo pagato 180 euro e lo avevo fatto arrivare dal Giappone, quindi va bene. Allora, detto questo, io mi vado a fare il caffè, ma arrivo e poi andiamo a vedere le varie tipologie di prodotti che abbiamo, che voi potete utilizzare tranquillamente per farvi la barba in modo integrale. Il di Lerni invece è un vecchiazzo e si fa le rifiniture, però è un buon modo per passare una mezz'ora insieme e divertirci un po'. Io intanto vado in giro per casa, vado avanti e indietro. Lì di là c'è la produzione del caffè. Ah, sono indeciso se fare il montaggio diretto con la schiuma in viso oppure utilizzare il pennello per stenderla un po', ma adesso vediamo. Il pennello è un ciuffo G8 di Frank Schaling, ma io vado di caffè. Caffè, che però questo è sempre un Lavazza Suerte che sta per finire, lo terminerò in settimana. Suerte che però ha il suo prezzo di 8 euro al chilo. Devo dire che veramente niente. Che poi nei bar, se voi vedete, c'è il caffè, è un prezzo politico, no? Cos'è, 1 euro, 1,10 euro? Io non me lo ricordo, perché di solito quando vai al bar non prendi solo quello, quindi che cosa ne so, non c'è, cosa ne sai, non te lo ricordi. Però vai a capire che tipo di caffè ci mettono nella macchina, capito? Potrebbero metterci pure un Suerte da 8 euro al chilo. Sì, la macchina sarà pure bella, però bella o poi in alcuni bar non è bellissima la macchina, eh? E quindi cambia tutto, eh? Però tu paghi sempre 1 euro. E in alcuni bar il caffè è veramente un saporaccio. Li ho provati, non è buonissimo. Allora, il rasoio lo abbiamo armato. Io direi che possiamo andare a iniziare a vedere un po' di preparare il viso alla confinatura. Ma chi c'ha voglia di utilizzare il pennello? In effetti, guardate che non è mica male utilizzare questi prodotti così tecnicamente preparati. Perché non facilitarci la vita e utilizzare le cose come più ci aggrada? Facendo per esempio, cioè ammorbidendo veramente il pelo
quindi con la sua azione veramente tecnica, del prodotto. Bene, qui ho avuto una bella discesa. Adesso vediamo nella parte opposta come si comporta questo Feder Artist. A furia di cambiare rasoio bisogna imparare tutto, perché poi uno chavette si comporta in un modo, uno in un altro, e non è facile utilizzare sempre prodotti diversi, soprattutto a distanza di una settimana uno dall'altro, eppure in video. Allora, vediamo un po'. Qua sulla parte mia destra è molto più facile, perché posso tirare la pelle una riga piuttosto dritta. Bah, io direi che va bene così. Togliamo dalla pelle il sapone. Ma non è male, non è male, soprattutto perché comunque è veloce, l'acqua è sempre fredda, non si capisce perché. Cioè, tu apri l'acqua, no? Dopo 3 minuti è di nuovo gelata. Ma com'è possibile, no? Rimane nei tubi un po' di acqua calda. Boh, non sto capendo, ragazzi. Se c'è qualche idraulico in ascolto, può far sapere come mai l'acqua è sempre gelata nei tubi. Cioè, adesso io la apro, no? È tiepida. Poi diventa calda, fra 3 minuti la riapro e ghiacciata. Faccio fatica, mi manca qualche nozione.
Qui sto ammorbidendo bene il pelo. No, è ancora calda l'acqua. Diamo una riga ordinata. Vede che roba? Riga ordinata. Pulizia video. Eh sì, perché comunque bisogna fare le cose un po' più pulite, no? Allora adesso vado a utilizzare il Kami. Allora, perché sono andato contropelo? Perché sotto ho la ricrescita che va al contrario, quindi in realtà è una direzione del pelo. Allora, qua ci sta una doppia passata. Sono già stupito non mi sia tagliato, perché ma comunque è sicuramente il merito della stesura della schiuma, eh. Perché sennò è un attimo tagliarsi. Vediamo un po'.
Vedete qua? L'avevo sentito infatti. L'avevo sentito. Ma in effetti il camisori non perdona, perché è proprio a mano libera, quindi l'acqua è ritornata ghiacciata. Allora, adesso cosa faccio? Vado a farmi lo shampoo e poi utilizzo i prodotti finali. Qua se mi serve metto un po' di allume di rocca, ma non c'è la pietra quella già aperta da qualche parte, eccola. Vecchia pietra di allume. Capì? Camisori, ma purtroppo è così, eh. Allora, vado, no, gli occhiali me li ero già tolti. Pensate come sono messo, fantastico. No, vado a togliermi invece il microfono, che lo appoggio qua sulla cam e sciambolo. Vorrei riprendere la mano con i mano libera, eh? Quindi magari per un po' di tempo, anziché il DE, vediamo di utilizzare mano libera. Seven Potions, shampoo barba, mano libera, quindi intendo Chavette. Ma anche di mano libera. Il problema di mano libera che ho io è che vanno manute nudi. Io affilatura proprio zero, non mi ci metto nemmeno. A parte che i costi delle pietre, meglio abbandonare proprio l'hobby. Baffi e via. Allora.
lavoro egregio di questo camisori. Magari sul collo devo prendere un po' più di dimestichezza, però ma l'ideale no, non è che scorra meno, non scorre con lo shampoo, eh. No, ho già fatto la prova, quindi ci vuole crema da barba, schiuma da barba, perché il sapone non fa scivolare bene la lama, eh. Bene, io direi che si può risciacquare, devo aprire l'acqua perché adesso sarà gelata. E infatti è ancora fredda. Boh, ragazzi, non so che dire. Ecco qua. Oh, una puntata comunque divertente, ragazzi, eh? Perché vedendo le cose nuove ogni volta sono come un bambino. Quindi mi diverto. Allora, utilizziamo la salvietta asciutta. Questa è dura come una bara, perché io l'ammorbidente non lo uso, non mi piace. Allora, il lavoro del camisori è stato egregio, devo dire. A parte questo piccolo taglio, il resto è a posto. Il rossore non è tanto del camisori, credo, ma della schiuma. Secondo me è la schiuma, perché chissà che cosa ci mettono dentro, quindi vabbè, comunque ci sono schiume che costano anche 10-15 euro, eh. Se non sbaglio, da Pravettoni, no, come si chiama? Quello che è in Via della Spiga, Milano. Mi sfuggono i nomi ormai, non mi ricordo. Comunque c'è quella. Da lui ci sono delle schiume eccellenti, ottime. Come si chiama quel negozio di rasatura famosissimo? Milano. Pregattoni. Porco cane, no. C'ho i numeri in testa. Allora, ho i codici dei conti di contabilità che utilizzo, ma faccio fatica a ricordarmi le cose, le altre cose, non so perché, ma ho capello col bananone e rimanete giù schiacciati, mannaggia. Oh, allora, detto questo, io mi do una spazzolata. Allora, occhiali. Mettiamoci gli occhiali, mettiamoci il microfono,
che così mi sentite meglio. Spazzola. In legno di pero. Questa è la prima spazzola che ho comprato per gestire la barba, sempre The Seven Potion, fantastica questa. Eh? Ok. Ragazzi, adesso arriva il top, però. Allora, fatto questo, io direi, siccome devo massaggiarmi la barba, mettiamo un po' di olio. Olio per barba. Anche un po' sotto. Basta. Non ho fatto toccare il beccuccio alla barba, per cui posso rimettere a posto. Con un'azione, avete visto? Un'azione avvitavo e poi riuscivo a massaggiarmi la barba. Che succede qua? Allora. Non riuscivo a capire cosa fosse successo. Allora, fatto questo, io direi che, scusate, ma mi dovevo lavare il dito, le dita dall'olio. Ok, fatto questo, direi che possiamo passare a Sua Maestà, ragazzi. Floyd. Vintage nel suo vintage, perché comunque c'è anche qualcosa di molto più vintage, però qua devo agire un attimo con la pietra di nuovo, perché mi sono procurato un bel taglietto, e devo lasciarlo così un attimo. E di solito Quando succede che va tutto bene, la rasatura, uno dice, ah guarda, quasi non si è fatto nulla, nel senso, invece basta veramente poco per tagliarsi. Quindi non è facilissimo utilizzare questi arnesi
per radersi. Io direi che possiamo insieme andare qua nell'oculo e passare i nostri saluti della buona domenica. Aspettate che inizio a vedere se il radiocomando si accende, perché non è sempre detto che lo faccia. Io vi mando un cuore, ragazzi, vi mando un cuore, vi ringrazio per la compagnia in prima visione, in seconda visione, quando sarà, quando vorrete guardare questo video. Non perdetevi poi l'appuntamento del mercoledì, con appuntamenti sempre interessanti e che ci coinvolgono tutti. Grazie ancora per la vostra presenza costante nel canale YouTube. Io vi mando un abbraccio e vi auguro un buon relax sul divano. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi, da Mauro, dal canale della Rasatura del Neofita. Vai di countdown. 3, 2, 1... Click.